La crisi della formula centrista inaugurata da Alcide De Gasperi induce il capo dello Stato, Giovanni Gronchi, a giocare la carta di un governo forte, cosiddetto del presidente. L'incarico va al democristiano Fernando Tambroni. Questi, sebbene abbia fatto parte della sinistra DC, finisce col dar vita a un esecutivo che conta sull'appoggio esterno della destra missina. Appoggio esterno, ma non gratuito. E la prima cambiale politica in scadenza è la richiesta di tenere il sesto congresso del Movimento Sociale a Genova, una città dalle forti tradizioni antifasciste e resistenziali. Il 30 giugno 1960, 100.000 genovesi scendono in piazza per una manifestazione di protesta. Il malcontento era generale. La Costituzione non veniva applicata secondo i principi che conteneva, di libertà e di democrazia. Noi, quando facevamo delle iniziative sindacali, ad esempio scioperi, erano legnate a botte da orbi, capisci? Il 7 luglio a Reggio Emilia prende vita una grande e qua e là tumultuosa manifestazione. La polizia interviene. Nascono scontri durissimi. 5 dimostranti restano uccisi. Arrivavano colpi e fischiavano le pallottole, capisci? Perché da dietro la Banca d'Italia e dai fianchi continuavano a sparare, praticamente a sparare sulla gente. E hanno ammazzato 5 persone, hanno ammazzato. Hanno ammazzato sotto il porticato, e sotto gli alberi qui nei giardini pubblici, e sulle scale della chiesa là in fondo. Incidenti anche a Licata, a Palermo e a Catania, dove rimane ucciso un giovane bracciante.